Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Mi chiamo Mirella Maturo, sono di San Salvatore Tiresino in provincia di Benevento, ma vivo a Trento e lavoro al Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento e sono una progettista sociale. E il mio motto è: ogni progetto nasce da un desiderio. Mirella, grazie per averci accolto. La prima domanda che volevo porti, abbiamo letto anche fuori, cooperativa sociale di comunità. Ecco, questo essere di comunità, come identifica la cooperativa sociale e la distingue dalle altre? Perché nasce proprio da una partecipazione dal basso. È una cooperativa, dal punto di vista giuridico, è una cooperativa sociale AB, quindi si occupa sia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sia di servizi alle persone, che in Campania è possibile fare questo tipo di cooperazione. Però ha un'accezione in più, perché ha una comunità di riferimento, che sono i giovani dei 27 comuni della provincia di Benevento, della diocesi di Cerreto Sannita, che abbiamo iniziato una forte animazione nel maggio 2017, coinvolgendo circa 80 giovani che erano delegati dalle comunità parrocchiali, quindi dai parroci, su invito del vescovo Domingo Battaglia, che ha voluto fortemente questa cooperativa sociale di comunità. È un'esperienza unica anche nella Chiesa italiana, non soltanto è anche un po' nelle buone prassi delle cooperative di comunità esistenti, perché ci differenziamo dalle cooperative di comunità nate in Italia proprio per questo motivo, perché abbiamo a cuore i bisogni sociali di comunità e li leggiamo in una maniera partecipata, tramite le interviste alle persone, l'analisi dei beneficiari. È questo che ci connota come cooperativa sociale di comunità, cioè lavoriamo dall'imprenditore al ragazzo richiedente asilo con lo stesso metodo. Mirella, 80 ragazzi provenienti dalle parrocchie. Concretamente, quindi, come li coinvolgete questi 80 ragazzi? E abbiamo coinvolto 80 ragazzi appunto provenienti dalle parrocchie con un metodo, quello di officine creative fatte in varie località della diocesi, dove loro hanno portato i bisogni delle singole comunità, li hanno aggregati e insieme hanno condiviso il bisogno e sono nate le opere segno, che possono essere case delle donne, un laboratorio di pasticceria di comunità, un piccolo ostello per giovani migranti e tante piccole attività, anche semplici sui territori. Il problema è mantenere il rapporto con questi 80 giovani e dare loro un futuro. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato un periodo anche di sedimentazione di quello che era il loro impegno e abbiamo poi dopo fatto la proposta ad alcuni di loro di diventare soci della cooperativa. E oggi la base sociale è composta da 46
ragazzi che provenivano da questi percorsi. Alcuni sono andati via, alcuni cercavano lavoro, quindi obiettivamente hanno trovato lavoro altrove, altri sono volontari della cooperativa, altri sperano che tramite il loro impegno si possano tramutare in nuove offerte lavorative per poter rimanere sul territorio. Benissimo, quindi ti chiedo in una battuta, cosa è oggi iCare? Io dico sempre che iCare non è una semplice cooperativa di comunità, ma è un processo partecipato di una cultura diversa di muoversi nel territorio sociale. Nasce appunto dall'intuizione di Mimmo Battaglia che ha portato nella diocesi la chiesa di strada, quindi una chiesa attenta ai poveri, una chiesa povera, una chiesa che è vicina al cuore della gente e che, anche tratto dal suo libro I poveri hanno sempre ragione, appunto c'è proprio un ascolto attivo di quello che è il tessuto delle fragilità esistenti sul territorio. Noi nasciamo come ufficio di progettazione e fragilità della diocesi, cioè gestiamo appunto questo ufficio, no? Che è un ufficio che è un po' qualcosa di innovativo rispetto a quello che esiste nelle pastorali, ma anche nel territorio, perché da noi collaborano con noi molti assistenti sociali, molti uffici territoriali di zona, ma anche comuni, ma gli stessi sindaci si avvicinano a noi, per questo è una cooperativa sociale di comunità, perché in questi uffici si tende con lo stesso metodo di un'officina creativa di portare la fragilità esistente, anche quella invisibile, della persona che viene al centro di ascolto Caritas, che è un ufficio di fragilità, che diventa risorsa per la comunità. Sì, Mirella, a proposito di Caritas, abbiamo ascoltato il direttore Don Pino, guardiamo un attimo questa clip. Beh, iCare nasce da un'idea del nostro vescovo Mimmo Battaglia, che è arrivato nella nostra diocesi 3 anni fa, un'idea immediatamente accolta dai giovani con molto entusiasmo, perché di fatti questa cooperativa sociale che lavora con grande sintonia anche con la Caritas diocesana, accolta, dicevo, con entusiasmo, perché di fatti è un'idea, credo, importante per evitare la dispersione, l'allontanamento dalla nostra terra dei giovani. E purtroppo in questa nostra terra, bella terra, difatti tanti giovani emigrano o all'estero o nel nord Italia. Quindi per arginare questo grande problema, questa grande piaga, la cooperativa sociale iCare difatti crea, si inventa dei progetti proprio per questo motivo. E la Caritas è ben contenta di collaborare con iCare. Difatti c'è uno scambio molto bello e molto interessante tra questa cooperativa di giovani e la Caritas diocesana, per cui siamo molto attenti alla realtà del nostro territorio, soprattutto alle realtà per una lettura delle povertà, una lettura intelligente, ragionata, ma soprattutto alla realtà dei nostri giovani. I progetti non sono tantissimi, ma sono quelli che in qualche modo oggi siamo in grado di poter portare avanti, ma sono abbastanza vicini proprio alle esigenze dei nostri giovani. Bene, Mirella, quindi è chiaro fin dalle prime battute, anche dall'inizio dell'intervista, che iCare nasce in seno proprio alla Chiesa locale. In che rapporto è, quindi, lo vogliamo specificare meglio, con la Caritas, in particolare come vi sostiene o vi ha sostenuto il progetto Policoro? Il progetto Policoro è parte integrante della cooperativa, perché per scelta sempre del Vescovo, io sono tutor del progetto Policoro e anche presidente della cooperativa di comunità, perché crediamo che l'animatore di comunità possa essere inserito insieme alle 3 pastorali, la Caritas, che è l'ufficio di competenza con cui collaboriamo, la pastorale sociale del lavoro, che è anche dentro la cooperativa perché è come azione pastorale, e la pastorale giovanile, possano dare ai giovani quel valore aggiunto. Il progetto Policoro che cosa sta facendo? Innanzitutto iCare è un segno concreto, un gesto concreto del progetto Policoro, perché ha sposato in pieno, io nasco educatrice e animatrice di comunità circa 12 anni fa nella diocesi di Cerreto e per anni ho seguito il progetto Policoro, che per noi
per me addirittura non è soltanto un progetto sociale e di risposta della Chiesa italiana, ma è un progetto di vita delle persone. Quindi tutti gli animatori di comunità e i giovani che entrano in contatto con Policoro cambiano un po' lo stile del loro rapporto di lavoro, di un lavoro degno, onesto e anche legale. E che cosa fa il progetto Policoro? Come si interscambiano? Un'attività che abbiamo posto in essere come diocesi è appunto quella di arrivare anche a oltre gli 80 giovani che non abbiamo intercettato dalle parrocchie, quindi fare un'indagine conoscitiva partecipata tramite un questionario online su WhatsApp o tramite social anonimo per conoscere i bisogni dei giovani. Come diceva appunto Don Pino nell'intervista, noi vogliamo che i giovani restano al sud e che non vadano via, perché anch'io sono una di queste che 10 anni fa, dopo l'esperienza del progetto Policoro, ha deciso di trasferirsi al nord e di investire in competenze per poter inventarsi anche un lavoro e una figura professionale. E il mio obiettivo è proprio questo, non solo mio personale, ma anche del progetto Policoro in generale, è quello che i giovani rimangano qui e si possano creare un lavoro. EGAR è proprio questo, è un processo di creazione di lavoro per tutti, dove non c'è la differenza tra svantaggiato, normodotato. Tutte le competenze possono essere condivise e possono generare un nuovo modo di lavorare e produrre innovazione. E allora proprio ai giovani noi ci rivolgiamo con il nostro programma. Cosa ti sentiresti di dire loro? Beh, io mi sento di dire un po' 3 parole. Una, che appunto credi in te stesso, credi anche nelle tue potenzialità e competenze. La seconda parola, che è anche una parola di Policoro, è la formazione. Investi in formazione, perché spesso quello che vediamo sui territori dei ragazzi del sud, io ho accompagnato per molti anni gruppi di giovani, start-up, che poi alcune sono andate bene, altre male, è anche questa delega del posto fisso, la ricerca del posto di lavoro, e non di diventare innovatori di territori, non di crearsi un lavoro. E la terza parola che consegno è mettiti in gioco, cioè, perché soltanto se le persone si condividono dei sogni, dei desideri, possono nascere dei progetti sociali e anche lavoro. Si può generare lavoro. A questo punto, Mirella, noi di solito, con il permesso di chi ci accoglie, ci facciamo un giro con le videocamere per l'ambiente, per la vostra struttura. Se ci accompagni, insomma, se possiamo. Certo, certo. Ben ritrovati, siamo con Mirella nella diocesi di Cerreto Sannita, Cerreto in provincia di Benevento. Stiamo parlando di cooperative sociali di comunità e siamo giunti al punto del tutorial. Mirella, di cosa ci parlerete?
Parleremo di questo laboratorio di pasticceria di comunità dove Elia Riccio, che è un assistente sociale ma anche la competenza di cake designer, ha realizzato questo anno questi laboratori creativi per ragazzi. E Marco Lavornia invece vi spiegherà tecnicamente, che è un operatore pasticcere, ha sia competenze sociali ma anche proprio competenze di pasticceria, come i ragazzi realizzano le ricette dei frullini e di tutta la pasticceria che iCare commercializza con il marchio Dolcemente. Il nostro laboratorio nasce da un bisogno della nostra comunità, che è quello legato alla disabilità adulta. I nostri ragazzi, una volta terminato il percorso scolastico e riabilitativo, sono fuori da quasi tutti i processi. E questo cosa vuol dire? Che ritornano a casa e non hanno modo di inserirsi e di reinserirsi nella comunità. Spesso avendo i genitori che non riescono più a garantirgli le stesse energie nel seguirli, nell'accompagnarli, e quindi regrediscono di tutte quelle che sono le competenze acquisite nei loro percorsi precedenti. Da qui nasce l'idea di svolgere delle attività laboratoriali, ma non soltanto come spazio ricreativo o per trascorrere del tempo insieme, per dare valore al loro futuro. Attraverso cosa? Attraverso un laboratorio di pasticceria che potesse dargli delle competenze lavorative. Noi decliniamo il nostro progetto attraverso due obiettivi principali, che sono appunto l'acquisizione di competenze lavorative specifiche nell'ambito della pasticceria, ma anche la valorizzazione dell'aspetto sociale, quindi l'integrarsi all'interno della comunità attraverso uscite sul territorio, testimonianze. Questo perché per noi come per loro il lavoro è dignità, e quindi acquisire delle competenze e dimostrare di poter lavorare per loro è una rivincita, e dal primo giorno riconoscono questo spazio come un loro spazio personale in cui investono tutte le loro aspettative. Abbiamo incontrato tante difficoltà inizialmente, come quella di strutturare dei gruppi con tante caratteristiche diverse tra loro e farli funzionare. Sono stati una riscoperta, perché in modo sinergico riescono a lavorare insieme e sono complementari, perché dove inizia la difficoltà dell'uno comincia la competenza dell'altro. Le difficoltà possono essere state anche quelle comunicative, che abbiamo risolto con altri strumenti, come la comunicazione aumentativa alternativa per immagini. E nella prima fase del nostro laboratorio alcuni dei nostri ragazzi che hanno sviluppato questa competenza si dedicano a realizzare l'impasto, quindi nel pesare tutti gli ingredienti seguendo le ricette sul nostro quaderno comunicativo, come Stefano, che utilizza questo nostro quaderno operativo su cui segue tutto il metodo che ha acquisito nel nostro laboratorio, dall'ingresso fino allo sfornare i nostri biscotti dal forno, e seguendo le sue ricette, dove troviamo qui tutti gli ingredienti e i diversi dosaggi. Lui in autonomia, pur non essendo verbale, riesce a gestire la preparazione dell'impasto. Dopodiché i ragazzi al banco, si dispongono intorno al banco e iniziano la preparazione dei biscotti. Oggi nel nostro laboratorio stiamo preparando i biscotti integrali alle noci. Si tratta di un biscotto, peraltro senza lattosio, che noi realizziamo insieme ai nostri ragazzi. Tutti i biscotti che abbiamo sperimentato nel tempo e che oggi produciamo sono stati ideati insieme ai nostri ragazzi e vengono realizzati attraverso la loro manodopera. Quindi abbiamo fatto in modo di studiare dei processi produttivi che ci permettessero di realizzare i nostri prodotti con i nostri ragazzi. Procediamo poi alla realizzazione dell'impasto. Alcuni degli impasti vengono realizzati interamente a mano, altri vengono invece realizzati con l'aiuto di macchinari, che sono macchinari comuni che si trovano in qualsiasi laboratorio di pasticceria e che noi abbiamo acquistato nel tempo anche grazie alla generosità di tante persone. I nostri ragazzi sono anche in grado di andare a cuocere i biscotti e tutti i prodotti che realizziamo, perché grazie a una scelta particolare che abbiamo fatto del forno utilizzato possono loro selezionare il programma di cottura, che è salvato utilizzando un supporto che è molto simile ad un tablet che loro magari hanno già utilizzato nel corso della loro vita per le loro altre attività.
Il percorso dei ragazzi all'interno del laboratorio non è un percorso statico, semplicemente di partecipazione passiva. Qui dentro viviamo delle storie, ognuno di loro è portatore di difficoltà, ma di tanta passione. Hanno trovato il loro spazio nel laboratorio, hanno iniziato a riconoscere quelle che sono le loro potenzialità e il nostro obiettivo principale è quello di accompagnarli nel loro percorso nel raggiungimento delle autonomie, perché la cosa fondamentale per un adulto con delle limitazioni che possono essere funzionali è proprio il raggiungimento del loro massimo livello di autonomia. E in questo spazio, in questo luogo condiviso che è il nostro laboratorio, sono riusciti ad identificarsi nel loro ruolo. Ognuno di loro ha raggiunto un livello specifico, una competenza specifica all'interno del laboratorio ed è cosciente dell'importanza del proprio ruolo. Già ce ne rendiamo conto già dalla disposizione intorno al banco di lavoro. Sanno già qual è il loro momento, qual è il loro il momento giusto per intervenire nel processo produttivo. A distanza di circa un anno, ciò che ci permette di andare avanti sono stati tutti i feedback positivi che abbiamo raccolto. Ognuno dei ragazzi è riuscito a dimostrarci di poter superare quelli che noi ritenevamo forse dei limiti, soprattutto le famiglie. Per le famiglie questo percorso è stata una riscoperta, perché alcuni di loro hanno cominciato a capire cosa vuol dire vedere il proprio figlio sorridere. Potrei raccontarvi tanti aneddoti, come ad esempio, al di là delle attività del laboratorio, quando usciamo sul territorio per le nostre attività di banqueting o catering, noi facciamo delle scelte mirate per permettere ai ragazzi di interagire con l'altro. Ad esempio, scegliamo di non mettere sul tavolo quello che può essere il tovagliolo, il piatto, il monouso, ma i nostri ragazzi sono pronti nel dare il tovagliolo e quindi ricevere il feedback dalle persone. Il loro semplice grazie in loro fa scattare una grande motivazione che gli permette di andare avanti e di continuare a crederci in questa grande sfida. C'è chi ha rinunciato alle proprie vacanze perché c'era l'impegno di un catering, quindi ha obbligato la famiglia a restare a casa perché aveva l'impegno del laboratorio, perché questo per loro è un lavoro. Noi ci stiamo impegnando in questo, nel permettere loro di diventare tra un po' di tempo, tra un anno, in base alle loro competenze, pronti per essere inseriti in un contesto lavorativo. Ecco, adesso stiamo andando a cuocere, dagli lo start, i nostri frullini integrali alle noci. Il forno ha raggiunto la temperatura di cottura e andiamo adesso ad infornare. Rieccoci, interessantissimo il tutorial come sempre, complimenti per quello che fate, abbiamo visto anche il coinvolgimento di ragazzi speciali. Siamo alle battute finali. Mirella, non so, sicuramente ti ringraziamo per averci accolto e per anche la testimonianza che trasmettete. Non so se vuoi lanciare un ultimo messaggio ai giovani che ci ascoltano. Sì, a tutti i giovani voglio dire che il progetto Policoro è una scommessa per il Sud Italia e anche per le regioni del nord ultimamente, e di cercare gli animatori di comunità che ci sono nelle vostre diocesi e nelle vostre regioni per poter davvero creare buon lavoro e rimanere nei propri affetti, nella propria terra.